candidata alla lista pratese del PD per le regionali, il sesto nome Zainati di Demos, che a sorpresa sarà capolista, e non mancano le polemiche. Primo giorno di saldi, le attese dei commercianti e i propositi dei clienti. Dal 3 al 13 settembre una serie di concerti in vari luoghi della città, saranno performance con posti limitati. Il Prato guarda al mercato per completare la rosa, anche per il prossimo campionato i biancazzurri giocheranno le gare interne a Montemurlo. Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La politica in primo piano, completata la lista pratese del PD in vista delle prossime elezioni regionali. La casella mancante spetta Lorenzo Zainati di Demos, che ha raggiunto l'accordo con il PD. A sorpresa lo stesso Zainati sarà capolista, decisione che ha scatenato subito polemiche nel PD. Sentiamo. L'accordo alla fine c'è stato. Demos ed il PD hanno raggiunto l'intesa a livello regionale per l'inserimento di alcuni candidati di Democrazia Solidale all'interno delle liste del Partito Democratico per le prossime elezioni. Un accordo arrivato dopo settimane di incontri e trattative. Un'intesa che a Prato ha comportato l'ingresso nella lista del PD proprio di un nome Demos. Se fino a ieri infatti erano certi 5 nomi indicati dal PD, restava da assegnare la sesta casella valida per la corsa a consigliere. Una casella lasciata libera proprio in vista dell'accordo con Demos, destinata a Lorenzo Zainati, coordinatore regionale di Demos Giovani. Come previsto, quel posto è andato proprio a Zainati, che non solo ha occupato la casella mancante, ma non senza sorprese, qualche polemica lo fa anche come capolista. Nel risico degli incastri per accontentare le forze alleate e le correnti interne, a Prato è toccato a Demos avere il posto da capolista. Posizione che comunque non dà vantaggi particolari, contando per l'elezione il numero delle preferenze ottenute, ma che politicamente e simbolicamente un valore ce l'ha, anche perché in attesa la vigilia della direzione regionale di ieri sera. Zainati si aggiunge all'area Bugetti, Nicola Ciolini, Maria Grazia Ciambellotti, Marco Martini e Concetta Manzone in ordine di apparizione nella lista. Una decisione, quella di affidare a Demos il capolista pratese, che non ha mancato di creare malumori nel PD. Trovo semplicemente assurdo che il capolista del Partito Democratico di Prato alle regionali sia un esponente di Demos, tra l'altro giovanissimo. Qui si lanciano due messaggi sbagliati, che la militanza nel PD non conta niente e che ancora una volta il mio partito ha nei fatti rinunciato a rappresentare quel cambiamento politico e culturale di cui la sinistra anche a Prato ha estremo bisogno, ha scritto in un post su Facebook il consigliere comunale Marco Biagioni, che alle ultime amministrative è stato il più votato nel PD, che avrebbe preferito come capolista una persona con maggiore esperienza. Capolista e consiglieri regionali non ci si improvvisa, le logiche delle spartizioni hanno stufato, ha concluso perentoriamente Biagioni. Ancora controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale. Tra venerdì e sabato 20 agenti del comando di Piazza Macelli hanno eseguito controlli su strade e parchi, in particolar modo nelle zone più periferiche della città. Sono stati elevati 17 verbali a causa di schiamazzi e musica ad alto volume. Le pattuglie hanno eseguito poi controlli su strada utilizzando l'etilometro e il targa system, elevando sanzioni per mancanza delle cinture di sicurezza, guida di motoveicoli, motocicli senza casco e in osservanza del rispetto del semaforo rosso. Trovati inoltre 8 veicoli senza assicurazione. Sono partiti oggi anche a Prato i saldi estivi e noi abbiamo fatto un giro tra i negozi del centro storico per raccogliere i pareri dei commercianti e anche degli acquirenti. Hanno preso il via oggi anche a Prato, come nel resto della Toscana, i saldi estivi. Saldi che per la prima volta partono il 1 d'agosto, circa un mese dopo rispetto al solito, anche se in molti negozi erano già stati applicati alcuni sconti. I saldi, diciamo che ufficialmente siamo partiti oggi e spero che la gente abbia la voglia di riprendere il tutto, perché insomma per noi commercianti vuol dire tanto dopo tutto questo fermo. Si spera che vada bene, il tempo è breve perché far partire i saldi il 1° di agosto per noi è stata un po' un neo, sinceramente. Il trend è un trend non come con le percentuali dell'anno scorso, però si spera che qualcosa si muova un po' di più. Lo spostamento ad agosto, come lo vedete voi? Sarebbe stata una cosa positiva se non avessero abrogato tutte le norme di prima saldi, cioè nel senso prima dei saldi non si potevano fare vendite promozionali e quant'altro, mentre quest'anno hanno
spostato la data dei saldi abrogando tutte le normative del vendite promozionali, cioè ognuno ha fatto come le passi. Un momento certo non semplice per il commercio, ma già in questa prima giornata di saldi in tanti si sono ritrovati per le strade del centro ad osservare le vetrine e a fare qualche acquisto, e la prima impressione sembra buona. Buoni, si parte dal 30%, essendo il primo giorno non è male e abbiamo già trovato, quindi siamo già soddisfatti. Vi siete dati un budget quest'anno di spesa oppure no? No, io francamente vado a colpo sicuro, cioè quando ho bisogno di qualcosa non ho budget. Vantaggiosi, sinceramente non ci sono situazioni un po' strane di cose vecchie, probabilmente dovuta a questo periodo di lockdown e tutto il resto, quindi insomma sono convenienti. Si è comprato diverse cose, abbigliamento. Vi siete dati un budget quest'anno? No, quello che ci piace si compra, sinceramente. I prezzi sono buoni, più che altro sono i prezzi come erano prima. Avete già fatto un giro prima, quindi un po' per vedere come erano i prezzi. Regolarmente in centro, quindi. Vediamo, guardiamo un po' in giro, facciamo un po' di qua, un po' di là, si vede un pochino dove si trova. E quest'anno ormai è così, vedo che in alcuni negozi ci sono delle cose molto interessanti, in quanto forse è rimasta lì anche un po' di merce. Quest'anno a settembre Prato e Spettacolo non si terrà, ma Fonderia Cultarta ha organizzato comunque una serie di appuntamenti musicali, una sorta di edizione limitata, più intima, che toccherà vari luoghi di Prato e anche Villa Guicciardini. Nonostante i limiti dell'emergenza sanitaria e l'annuncio del rinvio del Festival Settembre Prato e Spettacolo al 2021, Fonderia Cultarta ha deciso di proporre un programma di iniziative musicali pensate per contesti intimi, dove poter vivere una dimensione live senza la percezione del distanziamento fisico. Quella del 2020 è una sorta di anteprima dell'edizione completa che si svolgerà nel 2021, è un'edizione limitata, intesa nella sua accezione più positiva. Non ci saranno dunque eventi di piazza, come nella tradizione del Festival, ma progetti ricercati, particolari, intimi e diffusi su più spazi. Dal 3 al 13 settembre del 2020. Si spazia dal chiostro di San Domenico ad Officina Giovani, passando dal playground del Serraglio fino a Villa Guicciardini. Il programma è variegato, come da tradizione del festival, con la caratteristica che tutti i progetti sono particolari, costruiti su dimensioni ridotte e intime. I concerti si svolgono in location con posti limitati in cui la prevendita è consigliata. I biglietti da 10 a 15 euro saranno disponibili nel circuito Ticket One da martedì 4 agosto. Tra gli eventi si segnalano un omaggio ai Beatles da parte di importanti musicisti del panorama pop e rock italiano contemporaneo, un concerto omaggio a De André, l'esibizione di Giovanni Caccamo aperta da Giulia Mazzoni, ma anche Gio Bastianic nelle vesti di musicista. È aperto al pubblico il giardino di Palazzo Banci Buonamici, reso disponibile ai cittadini grazie ad un accordo stipulato tra provincia e comune di Prato. Nonostante le attuali normative anticontagio abbiano reso impossibile l'attuazione dell'edizione estiva di IT Prato, si è lavorato comunque per rendere disponibile alla cittadinanza il giardino, dotandolo di arredi e di un punto ristoro. Il giardino è aperto dal martedì alla domenica dalle 18.30 all'una di notte. Dalla Regione 124.000 euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei giardini che circondano il lago Fiorenzo a Montepiano. Oltre a questi interventi è prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio nei pressi dell'abbadia. Un accordo finalizzato alla realizzazione di interventi per la riqualificazione a fini turistici e messa in sicurezza dell'area dei giardini pubblici circostante il lago Fiorenzo a Montepiano, con il quale la Regione si impegna a sostenere parte delle spese con 124.000 euro, pari all'80% dell'intervento. Il restante 20% sarà a carico del Comune di Vernio. Lo ha deciso la Giunta della Toscana con una delibera che ha approvato il testo dell'accordo, il cui contenuto è stato approvato dalle due amministrazioni al fine di migliorare la fruibilità dei giardini pubblici posti in riva al lago e rafforzare la competitività e valorizzazione a fini turistici del territorio. I forti temporali del dicembre 2017 provocarono il cedimento di una sponda del lago, le cui acque defluirono nel torrente Setta, svuotandolo del tutto. In attesa che partano i lavori di ripristino dell'argine, Regione e Comune avvieranno quelli per l'adeguamento dell'area circostante il lago, che comprende la realizzazione di una nuova area giochi per bambini, il rifacimento del manto erboso dei giardini, l'installazione di arredi urbani, aree picnic e la realizzazione dell'illuminazione pubblica LED di tutta l'area. Prospiciente il lago ci sono anche impianti sportivi e uno chalet di proprietà della Regione. Oltre agli interventi già citati e realizzati nell'area dei giardini del lago, è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio dell'abbadia di Montepiano.
Dal 29 luglio è operativo l'accordo che definisce gli obiettivi e le modalità di gestione dell'area archeologica di Comeana, di nuovo aperta al pubblico. Un accordo nato dalla collaborazione tra la Direzione Generale dei Musei della Toscana e il Comune di Carmignano. L'accordo inaugura inoltre una nuova fase nell'attività di valorizzazione appunto dell'area archeologica di Comeana, che torna così accessibile al pubblico con visite guidate che partono dal Museo Archeologico di Artimino. Terminerà la prossima settimana il Master in costumi per il cinema, la TV e lo spettacolo promosso da Manifatture Digitali Cinema Prato, il PIN e l'Associazione Costumisti e Scenografi. Questa mattina la visita a sorpresa di Gabriella Pescucci, Carlo Poggioli, Alessandro Lai, Luca Costigliolo e un nutrito numero di eccellenti professionisti del settore. E noi c'eravamo. A Manifatture Digitali Cinema questa mattina sono arrivati gota della costumistica italiana. Una visita sorpresa per salutare i partecipanti alla Stoffa dei Sogni, il Master in costumi per il cinema, la TV e lo spettacolo, che chiuderà la prossima settimana, promosso da Manifatture Digitali Cinema Prato, Associazione Costumisti e Scenografi e il PIN. Siamo venuti per vedere la conclusione di questo corso che è cominciato un bel po' di mesi fa, che ha avuto tante peripezie, si è fermato. Però noi imperterriti siamo andati avanti, cioè anche se stavamo a casa abbiamo fatto le lezioni online, addirittura delle lezioni di taglio, le lezioni teoriche, ma anche di cose pratiche molto difficili da fare. Non un semplice master, ma un vero e proprio laboratorio didattico e progettuale di costumi, nato con l'obiettivo di vivere un'esperienza unica accanto a grandi maestri, approfondendo la storia del costume attraverso il cinema, interpretando il costume storico come supporto al lavoro sul costume contemporaneo e realizzando pezzi eccezionali per un nuovo allestimento museale. A guidare il master, Gabriella Pescucci, Carlo Poggioli e Alessandro Lai, tre talenti del cinema italiano ed internazionale. È un corso dove teoria e pratica si sono fusi. Si è visto finalmente anche in tempo quasi reale la realizzazione di tutta anche la parte, no, storica. Ora abbiamo i costumi che sono proprio questa mediazione tra la parte storica troppo filologica e la parte anche di interpretazione e di fantasia che è importante nel cinema e nel teatro e nella televisione. Trasmettere la propria conoscenza e sollecitare la manualità e la creatività. Poi non è che tutti diventano Michelangelo, però possono diventare dei magnifici sarti, dei grandi tagliatori, dei bravi costumisti, possono diventare dei bravi falegnami. Abbiamo questa dote noi italiani e sfruttiamola. Trasmettere un fatto importantissimo, che il nostro mestiere c'è un modo di farlo in maniera professionale, serio, con una formazione, con delle caratteristiche che, come dire, non è capato, cioè delle volte si ha un'idea che il costumista sia un mestiere un po' così, un po' inventato, invece no, hanno delle specificità, si può fare in tanti modi. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Effettuata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, è confermato che le gare interne saranno giocate a Montemurlo. Il Prato guarda al mercato per completare la rosa, ce ne parla Massimiliano Masi. Siamo ai dettagli. Il Prato è in fase di ultimazione della rosa in vista della prossima stagione. Ufficializzata l'iscrizione al campionato di Serie D e la sede delle partite casalinghe al campo sportivo Adonelli di Montemurlo, il presidente Paolo Toccafondi ha messo a segno un altro colpo di mercato, tesserando il difensore classe 1999 Andrea Mastino, prelevato dall'Olbia. Il difensore scuola Cagliari nell'ultima stagione è stato impiegato in Serie C, dove ha collezionato 17 presenze con la maglia dell'Olbia. Nelle stagioni precedenti Mastino ha vestito le maglie del Gavorrano e del Real Forte Querceta. Ottimo difensore, può giocare sia esterno basso che all'occorrenza centrale, un rinforzo di qualità per il Prato. Intanto la società biancoazzurra sta ultimando anche due operazioni in uscita. L'attaccante Andrea Rozzi, classe 1999, rientrato dal prestito dall'Aglianese, è in procinto di accasarsi allo Scandicci, mentre il centrocampista Lapo Toccafondi, classe 1999, è vicino all'accordo con l'ambizioso Seravezza, sempre nel campionato di Serie D. In attesa della riapertura del calciomercato per definire le operazioni con il portiere Alex Nannelli, classe 2002, con la Fiorentina, e con l'attaccante Davide Bertolini,
classe 2001 con l'Empoli, il Prato è sempre vigile sul mercato alla ricerca degli ultimi due colpi per completare la rosa. Un centrocampista e una punta di peso. Arriveranno due giocatori con esperienza dalla categoria superiore. Il presidente Paolo Toccafondi sta monitorando diversi profili. Gli arrivi dei giocatori esperti potrebbero diventare tre qualora il Prato decidesse di cedere il difensore Davide Bassano, classe 1999, in Serie C. Le offerte per l'ex Tau Calcio non mancano, ma il Prato sembra disposto a chiudere l'operazione in uscita solo quando avrà trovato una valida alternativa da integrare in rosa. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Intanto l'ex collaboratore tecnico di Vincenzo Esposito, Andrea Vieri, è a un passo da firmare con l'ambiziosa reggiana nel campionato di Serie B, entrando a far parte dello staff del tecnico Massimiliano Alvini. E dal momento dell'agenda scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani domenica 2 agosto alle ore 18 al Museo Archeologico di Artemino il colore degli Etruschi, laboratorio per bambini e ragazzi, prenotazione obbligatoria. Alle 21.45 al Castello dell'Imperatore gli anni più belli, proiezione del film di Gabriele Muccino nell'ambito della programmazione Cinema sotto le stelle. Per quanto riguarda lunedì 3 agosto alle ore 21, Officina Giovani Parole, Parole d'Amore, performance di Cristina Fondi e Gabriele Tozzi all'interno della rassegna di Officina Jungle, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Alle 21.30 alla Scuola di Musica Verdi, Wild World 1970, conferenza multimediale di storia della musica, ingresso libero con prenotazione obbligatoria. E infine alle 21.30 al Castello dell'Imperatore Day of Revenge, presentazione del film prodotto da Paolo Dierna e Giulio Michelagnoli. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, il telegiornale termina qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani con Prato 7 per ripercorrere i fatti salienti avvenuti nel corso della settimana che sta per terminare. L'informazione di TV Prato torna poi lunedì alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci.